Oggi inizia finalmente questa avventura presso al comune di Racalmuto, oggi l'insediamento. Sì, oggi facciamo l'insediamento, ci sarà il nuovo consiglio comunale, ci sono i nostri consiglieri, io comincerò a fare il sindaco di questo paese e comincerò a mettere in atto tutto quello che avevamo detto sia in campagna elettorale che avevamo scritto nel nostro programma elettorale. Ecco, qual è il primo obiettivo di questo lavoro? Il primo obiettivo è quello di vedere, fare una ricognizione dello stato in cui si trova il comune, da un punto di vista delle pratiche che sono in itinere, i progetti che sono in itinere e soprattutto andare ad incontrare gli uffici per ragionare con loro sulle modalità del miglioramento e del potenziamento degli uffici stessi. Iniziamo oggi questa avventura con la consapevolezza del grande lavoro che ci aspetta e soprattutto delle competenze che ognuno di noi dovrà in questo lavoro coprire. Sarà una grande avventura, ma siamo tutti all'altezza di poter iniziare come un'ottima squadra. Finalmente entriamo ufficialmente al comune, ora con la proclamazione del sindaco Maniglia ci mettiamo al lavoro. I cittadini hanno aspettato, come ho detto ieri sera al comizio di ringraziamento, 9 anni, perché questo comune per 9 anni è stato chiuso alla città. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è aprire appunto le porte del municipio a tutti i cittadini, quindi i cittadini si devono appropriare del municipio, perché il municipio è la casa dei cittadini.